La quinta edizione è la conferma di una volontà precisa della valorizzazione dell'artigianalità del dolce di San Gennaro, ma soprattutto dall'1 al 30 settembre per chiunque viva Napoli, questa città straordinaria, va nelle pasticcerie e dove è esposto il logo, dove ci sono stati dei partecipanti al contest, può degustare quello che è loro a proposta del dolce di San Gennaro. Questa non solo è stata una grandissima opportunità per tanti giovani che sono venuti qua ad esprimersi, a creare, perché è un dolce che prima non esisteva e oggi ogni anno viene rappresentato, quindi è una grandissima opportunità di creatività per tantissimi giovani, perché Napoli è una grande tradizione gastronomica nel settore della pasticceria, ma è anche una grande opportunità. Credo che il giurato cerchi quello che cercano le persone, cioè qualcosa che emozioni. E qui per emozionare non basta il contesto, che è meraviglioso. A Napoli, lo scrivevo poco fa, vieni 10 volte, vieni 100 volte, vieni 1000 volte, ma ti emozioni. Un'emozione diversa tutte le volte. È proprio quello che cerchiamo in un dolce, deve emozionare. Un consiglio ai giovani che intendono intraprendere questa carriera? Non abbassare mai le braccia, bisogna continuare a lottare, bisogna continuare a mettersi in gioco. In fin di conti, quando si ha il coraggio di confrontarsi, si vince sempre. Come San Gennaro è un santo che è nel cuore di tutti noi napoletani, a partire dal miracolo che ha fermato la lava, a partire dal suo miracolo annuale che realizza con lo scioglimento del sangue, al grande tesoro che custodiamo in questa città. Quindi è un dolce, è un santo che è nel cuore di tutti quanti noi. E nella stessa maniera va creato un dolce che abbia tantissimi colori, tantissime sfumature e tantissime, come dire, aperture, con un grande dolce gioioso che ci auguriamo di trovare in tante pasticcerie. E dà l'opportunità a tanti giovani che si mettono in mossa di andare fuori, di lavorare. Oggi, fra l'altro, uno dei vincitori del contest è alla devozione a New York, nel ristorante che abbiamo qui all'estero di Di Martino, che rende onore al nostro santo ma anche alla nostra città. E oggi qua tutti i vincitori sono con noi a rappresentare le grandi edizioni, per cui la grande varietà delle vittorie del contest di San Gennaro. Mi fa piacere che ci siano queste iniziative, perché in qualche modo è un motore, no? È un volano, è un'energia che si muove, e devo dire, ormai è il quinto anno per me, che le cose stanno crescendo e vedo delle persone che si incontrano, che si rivedono con piacere, non con l'idea di competere per forza, ma di scambiare qualche nuova idea. Questo è fantastico. La tradizione deve essere un grande punto di partenza, ma deve essere anche un grandissimo stimolo a fare sempre meglio. Quindi è da ammirare questi giovani che si alzano l'asticella in continuo, che guardano i dolci con un occhio diverso e proiettano nel mondo contemporaneo i dolci, diciamo, di San Gennaro. È brava, davvero. È arena da poco. Impressionante. Viva San Gennaro!